Luci lampeggianti e si va per la prima corsa, il premio Nascita di Venere, 3.850 euro, 4 anni non vincitori di 7.500 euro, corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, 1 Domi Laser, 2 Dorian Gray, 3 Damir SP, 4 Dolce Mare Jazz, 5 Dortmund Cass, 6 Dubai, 7 Diana Klemar, in seconda fila 8 di Balabì, 9 Danubio Luis, 10 Dos Isiete, 11 di Arebi FKS, 12 Damerino Leone. Prima corsa di Palermo, 4 anni non vincitori, 7.500 euro in carriera sul doppio chilometro, falloso nella fase di lancio il numero 8 di Bala B, favori del pronostico per Diana Klemar, numero 3 squalificato, che è la cavalla più appoggiata sia a quota fissa che sul tot nazionale. Nella fase di numero lancio 9 squalificato. È andato in avanti lo specialista Dubai, si presenta subito da numero Merino 5 Leone, squalificato. Che è partito molto bene dalla seconda fila, mentre ha sbagliato ed è stato squalificato Damir SP insieme a Dortmund Cass e a Danubio Luis, che era uno dei più appoggiati. In avanti dunque Damerino Leone, si presenta per linee esterne Diana Klemar, lungo la corda seguono il 6 di Dubai ed il 4 di Dolce Mare Jet. I cavalli vanno ad affrontare la penultima curva con andatura che si mantiene discretamente sostenuta. In avanti c'è sempre Damerino Leone, sta venendo dura a Diana Klemar, che non riesce a sfondare e deve girare alle esterno, 1 e 2 scarsi per i primi 800 metri, ovvero da 1,17,5 scarsi, e insiste Diana Klemar, ma insiste anche Damerino Leone, che la tiene a bada abbastanza facilmente, 1,17,3 il primo dei due chilometri, situazione tatticamente ormai piuttosto delicata per la favorita Diana Klemar, nella cui scia è andata a sistemarsi proprio la sua antagonista principale, Laser. E allora cavalli che vanno ad affrontare la penultima piegata, si sta ormai esaurendo Diana Klemar, mentre Domi Laser prova a farsi sotto, comunque Diana Klemar prova a riprendersi, ma lo scatto in terza ruota di Domi Laser è di ben altro spessore, e Domi Laser davvero eccellente questo scatto della leva di Antonello Pampillone, che subito si libera del capofila Damerino Leone, e adesso ci prova di Arebi FKS con in sediolo l'ospite di oggi, ovvero il napoletano Ferdinando Minopoli. Ultima curva in testa Domi Laser, che sembra molto più incisiva rispetto all'ultima prestazione, è un po' stanco di Arebi FKS, cavalli che vanno ad affrontare l'ultima curva, se ne sta andando Domi Laser, e viene a vincere, mentre a sorpresa emerge la chiacchierata degli ultimi tempi, ovvero Dorian Gray nei confronti di Arebi FKS. 2.34.6, 1.17.3 sul top chilometro per la vincitrice Domi Laser, figlia di Naglu e India di Jesolo. I colori sono del signor Stefano Tamburlano, Alessio Di Chiara al training, Antonello Pampillonia in sediolo, ottima seconda Dorian Gray al suo forse miglior risultato della carriera, e terzo di Arebi FKS dalla seconda pila con Ferdinando Minopoli. Nulla da fare per la favorita Diana Klemar, rimasta scoperta e in crisi ai 500 finali. In numero 1, 2, 11 l'ordine d'arrivo da confermare della prima corsa di Palermo.